Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuotata di BTC. Oggi giocheremo un altro giochino indie, Baby Blues, che mi è stato davvero consigliato anche da JK e Frogger. Quindi io direi di cominciare subito e di vedere di cosa si tratta. Premetto, non conosco il gioco, non mai visto video o altro. Loro mi hanno passato, fatto gioco a questo gioco, fallo per il canale e io lo sto facendo. Vediamo un po'. Perché anche questo comincia cantando? Che games and si presentano? Basta! Fanno questi nanana che sono tetre. Baby Blues, ok, eccoci qui. Allora, andiamoci un po' attorno. Allora, perché vedo sono anche qui un bambino, come ho detto prima. You need 90 di 10. Ok, dobbiamo trovare 9 orsacchiotti. Quindi direi di cominciare ad esplorare già da qui. Mi hanno detto che questo gioco si basa. Ok, sì, ho capito che devo trovare 9 di bella, l'ho capito. Si basa sulla luce, nel senso che gli oggetti si trovano in luoghi scuri in modo che tu non li possa vedere e che non ti vengono elencati. Qualcuno che si affaccia la dita. Vaffanculo, me ne vado di qua. Nel bagno stiamo. Ok, cerchiamo qualcosa nel bagno. Non ho fatto niente io. Ok, c'è una chiave. La stanza. Vediamo, ok, sì, vediamo la chiave della stanza di mamma. Ok, ma ora io dovrei andare da quello là, laggiù. Col cazzo! Andiamo di qua, ma. Sono un'altra volta di qua. Perché andare proprio in braccio al nemico? A meno che non sia una tenda che sfolazzi. Potrebbe essere. Cominciamo. Ecco, infatti le stanze sono. Non mi volterò mai sotto la scrivania nemmeno. Questo è un Daddy Bear. Eccolo qua. Ok, quindi Daddy Bear si. Vaffanculo! Stavo in fondo là nell'angolo. Me lo ricordo, ne sono sicuro. Perché si sta scemando? Oddio, ma guarda, guarda dove stava quello. Aspetta, facciamo come lui, aspetta, mettiamoci di qua. Sai qualcosa? Porca puttana! Quella non è una tenda!
Quella non era una tenda. Mi hanno circondato. Tu sei là e me ne vado di qua. Fanculo. Media room. Ti giuro, bambina di merda, devi morire. Cazzo mi viene da cantare. Non vedo niente. Di bello. Mio. Mi dimentico sempre che fa la musichetta del cazzo. Sì. Sai che ti dico? Sai che ti dico? Vieni qua. Ormai so che stai lì. Profi. È scomparso. Teddy Bear, aspettate, musica. Sono sgamato. Ok. Che è stato? Ok, controlliamo bene. Teddy Bear. Ok, ma ci dovrebbe stare quel coso che dire. Non c'è. Che è sto rumore? Zitto, sano. Fuggi. Quanti Teddy Bear stiamo? Stai bloccata. Fanculo. Attentamente qui. Teddy Bear. Perché non prende? Oh, c'è un Teddy Bear qua. 5 su 9. Sì, certo che vengo da te di lì. Andiamo di qua. Cos'è questa stanza? Porca puttana. Pure le comparse mi fa la bambina, mo. Cos'è sta cosa? Washroom key. Sì, prendi aia. Ma la cosa bella è che è un bambino che apre le porte. Cos'è? 6 su 9, ragazzi. 6 su 9. 6 su 9. Ci avviamo alla vittoria. Cosa sta scritto lì sopra? We are near. Siamo vicini. Ok, sì. Ci avviamo verso la vittoria, ragazzi. Ne sono sicuro. Porca puttana! Vaffanculo! Vaffanculo! Mi ha fatto venire una cosa! Porca! Io ce l'ho una chiave. Che non va? Forse non è questa. Ah, aspetta, c'era una porta di qua che non era. Non era. Cioè, era chiusa. Non era aperta, ecco. Ma porca di quella puttana. E infatti. Washroom. Momento, qui c'è il trucco della porta. Nada, culla, scatola. Ma mo mi dovete dire, no? Io questo cazzo di Teddy Bear qua dietro non l'ho visto. Se mo non ci passavo sopra mi usciva scritto Teddy Bear. Col cazzo che lo vendevo. 7 di 9. Ma aspettate. Aspettate, aspettate, aspettate.
come pazzo apriamo la porta, ci deve stare qualcosa qua dentro, no? Forse ho fatto qualcosa qua dietro, questa cosa non lo posso spostare. Forse qualcosa vicino alla lavatrice. Cos'è? Ma che naia? Ma vaffanculo, ti giuro sto gioco. Diciamo che sono anche abbastanza fortunato nel vedere queste cose, eh? Abbastanza fortunato. Diciamo. Ok. Andiamo ad aprire quest'altra porta. Porca puttana! Vaffanculo. Vaffanculo. Mamma mia. Goccio, la tavola si è balzata e qui non ci sta niente. Vi odio. Io non vedo niente. Che ci sta qua? Cos'è un zecchino della spazzatura? Cioè, ragazzi, non siete voi. Ah, ecco la luce. Non siete voi se non vedete. È proprio il gioco che è fatto così. Teddy Bear. Perché non lo è? 8 su 9, ragazzi. Siamo vicini alla vittoria. Siamo vicini alla vittoria. Ok, abbiamo trovato l'ultimo Teddy Bear. Facciamo un mega slalom tra. Spingiamo la sedia. Tavolino. Ok. Ci manca un ultimo Teddy Bear. Un ultimo fottutissimo orsacchiotto. Poi penso dobbiamo tornare nella stanza. Eccolo qui. 9 su 9. Ok, ragazzi, mega corsa a tornare nella stanza. Mi sbaglio, era un coniglio con un coltello in mano. Basta, finiamola. Andiamo, corriamo direttamente a casa, su, via. Corri. Ma perché mi fermo io? Cazzo, sto nascondendo la porta. Muori! Muori! Cazzo è sta cosa? Porca puttana! Mi nascondo in bagno. No, 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 no,
Fanculo. Che cazzo, sono riuscito nella stanza. Bimbo, io non so tu come ti chiami, ma corri più veloce di Usain Bolt e buttati in quel cazzo di letto. Corri, 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 cazzo, corri, cazzo, corri, corri, corri. Questa è tutta la tua corsa. Non muoviti! Merda, che non. La mamma chissà dove cazzo sta. Fanculo. L'ho preso tutti quanti da diversi, l'ho preso tutti quanti. Fanculo! Cazzo sta! Vaffanculo, è tutto un sogno del bambino.
Mamma mia, da quello che ho capito io dovrebbe essere un sogno del bambino. Ma che sogni ti fai? Oh, mamma mia. Ok ragazzi, con quest'altro indie game che davvero, sarò sincero, mi ha fatto spaventare, quindi mi è piaciuto. Fatemi abbassare il volume perché altrimenti mi stono. Mi è davvero piaciuto tanto, devo dire la verità, e spero di farne altri così. Quindi ragazzi, mi raccomando, continuate a seguirci, mettete mi piace, condividete e fateci conoscere. Da pure è tutto. Ciao!